Svolga lei brevissimamente per dire che anch'io ritengo come il Premier, certamente non sono il Premier, che il reddito di cittadinanza sia assistenzialismo. Lo dico perché questo governo ha puntato tutto su leggi per l'inserimento al lavoro, per la costruzione, per l'ampliamento del lavoro. Il Movimento 5 Stelle, Presidente, tende quasi sempre a voler monetizzare le risposte. La povertà ha bisogno di servizi, di concretezza, di uno Stato presente e vero, non solo di un assegno che risolva le cose e che metta tutti a tacere. I sudditi li vogliono loro, perché i soldi costruiscono molti più sudditi di quanto costruiscono i servizi. Grazie. Grazie. A titolo personale la deputata Ciprini, prego. Domando al PD se il reddito di cittadinanza è demagogia. Risultare invece occupato con un solo voucher a settimana da 7,5 euro, che è forse truffa per gonfiare i dati dell'occupazione? Quindi i nuovi poveri sono adesso i lavoratori, si parla di working poor class. I ceti medi e bassi stanno sprofondando sempre più in basso, quindi occorre ripristinare politiche redistributive della ricchezza, del reddito, oppure sarà crisi umanitaria. Ve lo mettete in testa, sì o no? Grazie, onorevole Di Stefano Maglio, a titolo personale. Grazie Presidente. Chiariamo subito una cosa, non abbiamo alcuna intenzione nemmeno di mettere sul campo l'idea che questa porcheria che state votando sia paragonabile al nostro reddito di cittadinanza. Quindi chiariamo già subito questo. Quello che state provando a far voi è quello che fate da 3 anni, specialmente in epoca Renzi, ovvero quello di confondere i cittadini e di provare a illuderli per raccattare ancora qualche voto. Ma dopo la truffa degli 80 euro, dopo le truffe dell'ILVA con gente che muore ancora lì per colpa vostra, dopo tutte le truffe che avete fatto, i cittadini hanno chiara la situazione, non vi credono più. E allora voi votate anche oggi questa porcata, andate a dire in televisione che è come il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, ma quando i cittadini capiranno quei 10 milioni sotto la soglia di povertà, che forse gli arrivano 50 euro e dalla povertà non escono sicuramente, si ricorderanno, come hanno fatto alle ultime amministrative, di mandarvi a casa. Grazie, onorevole Di Stefano. Onorevole